Sefortiva nascosta nell'airbag, oggetti d'oro sequestrati dalla polizia. Commissione regionale per i tribunali minori è stata istituita dal Consiglio regionale. Una piazza per ricordare i caduti sul lavoro è stata inaugurata oggi a Capistrello. Evento finale del programma I Padriati che tra gli altri ha partecipato il presidente Antonio Tagliani. Diale, saluto dagli studi di antenna 2, dunque, oltre un chilo di oggetti d'oro è stato trovato in possesso di un ladro che effettuava frequenti incursioni in appartamenti dell'Aquilano e della Marsica. A individuarlo sono stati gli uomini della squadra mobile dell'Aquila in collaborazione con il commissariato. Il responsabile, un sessantenne residente a Napoli, è stato denunciato. Al termine dell'operazione sono stati rinvenuti circa centi, 120 monili d'oro, tra cui catenine, orologi, spille, anelli, fedi nuziali per un totale, come detto, di circa un chilogrammo. Tutto il materiale d'oro era stato nascosto all'interno eh, di una monovolume modificata per poter nascondere la rifurtiva rinvenuta nel vano, usualmente utilizzato per ospitare l'airbag. Inoltre nel portabagagli è stata sequestrata una smeridiatrice angolare idonea a tagliare oggetti in pietra, metalli e legno, quali possono essere porti d'ingresso o pareti di abitazioni. Nello stesso nascondiglio, cioè nell'art sono stati sequestrati una serie di attrezzi da scasso e quattro torce. Le indagini della squadra mobile e del commissariato di Avezzano hanno avuto un'accelerazione nel momento in cui numerosi cittadini hanno denunciato furti nella propria abitazione ed hanno fornito la descrizione della macchina che con ogni probabilità veniva utilizzato dal ladro. Stando quindi a queste informazioni, sabato scorso gli agenti della Squadra Mobile di L'Aquila e del commissariato di Avezzano hanno presidiato i caselli autostradali del capoluogo della Marsica. Nel primo pomeriggio l'autovettura segnalata è transitata in ingresso all'Aquila ed è stata seguita dagli investigatori della squadra mobile, il conducente, dopo essersi intrattenuto nel capoluogo. Nel tardo pomeriggio si è diretto nella Marsica, dove è giunta nel tardo pomeriggio, aggirandosi nei pressi del centro commerciale Marsi. Nella tarda strada dello stesso giorno, l'autovettura ha fatto ritorno nel capoluogo, dove è stata fermata. A seguito di un'attenta perquisizione, la rifurtiva è stata trovata, come detto, nel vano dell'Airbag. Accogliamo con soddisfazione eh, l'istituzione di una commissione regionale per la salvaguardia dei tribunali minori e siamo sicuri che il presidente del Consiglio regionale Giuseppe di Pangrazio, eh, delegato quale figura di garanzia dal presidente D'Alfonso come coordinatore della stessa, saprà operare con autorevolezza e necessaria sollecitudine, convinti come siamo che la questione dei tribunali abruzzesi vada risolta con interrogabile tempestività confidando che la Regione assuma di atti conseguenziali, d'intesa con il Governo centrale, prima delle elezioni politiche previste per la prossima primavera. Per quanto ci guarda, trasmetteremo immediatamente al Presidente del Consiglio regionale le delibere dei 27 Comuni della Marsica, che hanno già espresso l'impegno a sostenere anche economicamente, qualora si rendesse necessario, il Tribunale di Avezzano, i cui numeri, e il cui ruolo di presidio di legalità sono indiscutibili. A tal fine rinnoviamo la nostra totale disponibilità a supporto di ogni iniziativa utile a rendere più veloce possibile tale percorso. La ricostruzione dell'Aquila, lo sviluppo sociale e tecnologico, i rapporti eh, con la vicina Roma e Modello Smart City saranno al centro della conferenza organizzata dall'Associazione Abruzzese in Roma, Ente Morale, fondato nel 1886 dall'illustre giurista e senatore Silvio Spaventa. Per il 6 dicembre alle ore 18 nella strada di Palazzo Unar. All'evento del tema dal terremoto le Smart Cities parteciperanno la sottosegretaria all'economia, l'onorevole Paola De Micheli, commissario straordinario per la ricostruzione e il sindaco di L'Aquila, Pierluigi Biondi, che risponderanno alle questioni poste da un qualificato partner di interlocutori abruzzesi di Roma. Concluderà i lavori il vicepresidente del Consiglio superiore della magistratura Giovanni Legnini. Il dibattito sarà moderato dal presidente dell'Associazione Abruzzesi di Roma, Pierluigi Mantini, dal giornalista Monica Pelliccione. È un'occasione se propizia per tenere uniti gli abruzzesi che guardano alla ricostruzione e all'innovazione con speciale interesse, ha dichiarato il presidente dell'Associazione Abruzzesi Pierluigi Mantini, che è anche vicepresidente della giustizia amministrativa italiana. Non solo i legami affettivi, ma anche le competenze diffuse costituiscono un patrimonio comune per sostenere una ricostruzione che concepiamo come rigenerazione urbana e fiducia nel futuro. Il Centro di Servizio per il Volontariato della Provincia ha, detto, ha indetto una conferenza stampa per la presentazione delle Giornate Marsicane della Solidarietà, progetto di rete sociale previsto ad Avezzano, Celano, Luco Marsi e Pescina da lunedì 11 a sabato 16 dicembre. La conferenza stampa è in programma per mercoledì 6 dicembre alle ore 11 nella sala del Centro Servizi per il Volontariato in via Massimiliano Colbe 38 ad Avezzano. Nel corso dell'incontro il Presidente del Centro Luigi Milano e il Dottor Angelo Gallese presenteranno le sei giornate organizzate per celebrare questo importante evento. Una piazza per ricordare il sacrificio di quanti con il cuore gonfio di speranza partirono in cerca di lavoro per dare alle proprie famiglie un avvenire migliore è stata inaugurata questa mattina a Capistrello, nel giorno dedicato a Santa Barbara, protettrice dei minatori, piazze caduti sul lavoro. Alla presenza dell'amministrazione cittadina, del vice sindaco di Avezzano, Emilio Cipollone. Del sindaco di San Vincenzo, Vale Roveto, Giulio Lancia, del vice sindaco di Civitella Roveto, Pierluigiotti, del sindaco di Castelvecchio e Subeppo, Pietro Salutari, del delegato del sindaco di Morino, Mauro Bianchi e del presidente provinciale dell'ANMIL, Luigi Bonanni, la piega è stata consegnata ai cittadini con l'auspicio che sappiano conservarla e mantenerla come il loro giardino privato. Tantissimi cittadini che hanno preso parte alla cerimonia. Presente anche il sindaco di Mignano Montelungo, Antonio Verdone, che con la sua presenza ha voluto testimoniare vicinanza a tutte le famiglie decaduti nella tragedia di Cannavinelle, dove il 25 marzo 1952 42 persone di varia provenienza, di cui anche due di Capistrello, persero la vita nella galleria della morte. Siamo qui oggi, ha detto il primo cittadino Franco Cicciotti, per venerare Santa Barbara protettrice dei minatori e per onorare i caduti sul lavoro con l'inaugurazione di questa nuova piazza, dedicata proprio al loro sacrificio. E molti si sono chiesti il perché di questa nuova piazza, reputandola inutile. Non lo è. Le vittime del lavoro hanno vissuto drammi diversi, ma una cosa li accomunava. Nelle lontane terre in cui hanno lavorato, se ne sono andati senza poter rivolgere l'ultimo sguardo alla persona amata o senza poggiare il capo tra le braccia della propria madre. Sabato e domenica scorso, presso il centro commerciale Marsi, l'istituto di istruzione superiore Ettore Maiorana di Avezzano, ha partecipato a pieno titolo alla settimana europea della robotica, eh, incontrando i cittadini di Avezzano con l'iniziativa I robot fra la gente. Grande interesse e notevole partecipazione ha riscosso questa iniziativa, coordinata dai professori Maria Concetta Cerasani, Modestina Ruggeri, Alessia Galli e Carlo Maria Seretti, che ha avvicinato adulti e bambini ad un mondo ricco di tecnologia. Una delle attività che ormai da diversi anni contraddistingue l'Istituto Majorana è proprio il progetto della robotica educativa, che è nato inizialmente da una collaborazione con la Scuola eh, di Robotica di Genova e è cresciuto in modo autonomo, diventando un fiore all'occhiello dell'Istituto, permettendo a docenti ed alunni di acquisire eh, conoscenze e competenze tecnologiche avanzate che in occasioni come queste mettono a disposizione i giovanissimi per invitarli a percorrere questa strada in cui l'amore per la tecnologia, la gioia della scoperta, la condivisione di esperienze tecnico-scientifiche possano essere di stimolo per il futuro. E nel corso degli anni, infatti, gli studenti del Majorana si sono appassionati al mondo dei robot, diventando esperti costruttori e programmatori grazie anche ad esperienze acquisite in manifestazioni italiane di grande rilievo. Tutto questo, naturalmente, è stato possibile grazie alla disponibilità del dirigente scolastico, la professoressa Anna Manzi, che ha sempre promosso l'attività mettendo a disposizione del gruppo docenti e alunni le più moderne ed innovative tecnologie che hanno permesso all'istituto di crescere e distinguersi fra le scuole del territorio. Sabato prossimo 9 dicembre, a partire dalle ore 9, avrà inizio presso la Villetta Capistrello un seminario eh, di studio sull'emissario Claudio Torloni dal titolo L'emissario del Fucino, dalla conoscenza alle prospettive di recupero e valorizzazione. Importante la componente scientifica dei relatori invitati. Saranno presenti il professor Ezio Burri dell'Università dell'Aquila, CNR, professor Angelo Ferrari del CNR, il professor Claudio Mocchegiani Carpano, docente di archeologia subacquea, professor Franco Salvatori, preside di facoltà all'Università Tor Vergata, la dottoressa Laura Saladino, ricercatrice e presidente dell'Archeoclub di Avezzano e il dottor Angelo Fracassi dell'Associazione Amici dell'Emissario. Le conclusioni saranno affidate alla dottoressa Rosaria Mencarelli, soprintendente regionale MIBAT, Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. L'evento organizzato dall'Associazione Amici dell'Emissario è il coronamento di un percorso avviato nove mesi fa da un gruppo di cittadini costituitisi in associazione dopo aver dato impulso ad un'iniziativa di sensibilizzazione nell'ambito del censimento nazionale. I luoghi del cuoro promosso dal FEC e il Fondo Ambiente Italia in collaborazione con Intesa San Paolo. Il seminario oltre ad avere una finalità divulgativa rappresenta anche un momento di incontro tra la comunità scientifica e le istituzioni per suscitare la dovuta attenzione affinché vengano messi in campo gli sforzi necessari per individuare risorse finalizzate alla conservazione e la tutela del sito archeologico. Contributo del FAI ottenuto dall'Associazione Amici dell'Emissario, dopo aver presentato un progetto confinanziato dal Comune di Capistrello e dalle aziende private Codimar e Dilfan, col sostegno del Comitato Salviamo la Ferrovia Avezzano-Roccasecca, servirà a realizzare pannelli e segnaletica per indicare i sentieri. L'obiettivo è promuovere il territorio attraverso un turismo ecosostenibile e consapevole. Evento finale oggi all'Aquila del programma IP Adriatic Cross Border Cooperation 2007-2013. Vediamo il servizio. Con la partecipazione del Presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, e del Presidente della Regione Abruzzo, Luciano D'Alfonso, si è tenuto questa mattina all'Aquila nell'auditorium della scuola ispettori e sovrintendenti della Guardia di Finanza, l'evento finale del programma IPA Adriatic Cross Border Co Cooperation 2017-2013. L'evento organizzato dall'autorità di gestione del programma IPA Adriatic, Paola di Salvatore, si è tenuto nella città dell'Aquila, sede della Managing Authority, per condividere con le più alte cariche istituzionali nazionali, europee, dei paesi in pre- Adesione ai partecipanti al programma, non solo i rilevanti obiettivi conseguiti in tutte le fasi attuative del programma IPA Adriatic, ma anche al fine di un dialogo condiviso sul futuro della politica di coesione europea nell'area adriatico-ionica, con un ruolo centrale della Regione Abruzzo, presenti anche le delegazioni di tutti gli Stati partecipanti al programma. Il programma IP Adriatic, così come ha spiegato Paola Di Salvatore nella sua relazione introduttiva, è il più importante strumento di cooperazione territoriale dell'area adriatico-ionica, con un budget di circa 244 milioni di euro, con cui sono stati finanziati 104 progetti, con il coinvolgimento di 893 beneficiari e di 191 associati, che hanno sede legale nei territori degli otto Stati partecipanti. Quella di e-Patriatic è un'esperienza di collaborazione e di aggregazione, ha detto il Presidente D'Alfonso, che ci consente di ampliare i confini dell'Europa verso l'Est, coinvolgendo stati che sono i nostri dirimpettai. Grazie a questa esperienza abbiamo appreso la cultura del progetto e della responsabilità e abbiamo rafforzato la nostra consapevolezza che non esistono più confini e che c'è un destino in comune che ci riguarda. Da adesso dobbiamo essere capaci di ingrandire la capacità di coinvolgimento di questo progetto europeista, che è costruito su una cittadinanza che consente diritti e doveri, responsabilità, educazione e cultura edificate sulla conoscenza reciproca. Ora ascoltiamo il Presidente della Regione D'Alfonso e il Presidente del Parlamento Europeo Tajani. Presidente, si va verso l'allargamento dell'Europa e un po' questa operazione parla anche abruzzese. Ma credo che si tratti di un'esperienza riuscita, partita e pensata nel 2008, durata dieci anni nei fatti, con 244 milioni di euro, 104 progetti, un certo numero interessante di beneficiari tra soggetti destinatari e associazioni che hanno partecipato, otto stati coinvolti, 50 milioni di persone, di cittadini adriatici. Noi da questa esperienza di collaborazione e di cooperazione che cosa traiamo? Che cosa ci prendiamo? Intanto abbiamo appreso la cultura del progetto e della responsabilità. Abbiamo capito che non esistono più i confini, che c'è un destino in comune che ci riguarda, che conta più la società delle istituzioni, adesso dobbiamo rilanciare, per esempio pensando a nuove forme di città, nuove regioni, al macro-regionalismo e dobbiamo anche sapere che i conflitti si risolvono attraverso il dialogo e la reciproca conoscenza. Io ringrazio, per esempio, sindaci tipo quello di Tirana, Veliai Harion, ringrazio le autorità della Croazia, della Bosnia Erzegovina, della Repubblica Sebska del Montenegro. Ringrazio coloro i quali ci hanno affiancato anche nelle regioni italiane bagnate all'Adriatico. Abbiamo messo in campo una cultura delle priorità che costruisce davvero la nuova cittadinanza europea. Da adesso dobbiamo essere capaci di ingrandire la capacità diciamo, di coinvolgimento di questo progetto europeista che è costruito su una cittadinanza che consente diritti e doveri, responsabilità, educazione e cultura e dobbiamo anche sapere che questa nuova cittadinanza è edificata sulla volontà della conoscenza reciproca. Noi dobbiamo sapere quante sono le espressioni religiose, quali sono le regole dei diritti riguardanti la vita individuale e collettiva. IPADRIATIC è stata concepita come esperienza di collaborazione per favorire l'allargamento dell'Europa, un'idea di collaborazione istituzionale dei popoli e dei cittadini che non ha confine. Dovrà prima o poi prendere anche le misure per un rapporto nuovo con la Turchia, perché non è vero che la Turchia deve stare fuori. Noi dobbiamo fare in modo che si ingrandisca questa capacità di coinvolgimento e di responsabilizzazione. Ma eh, questo è un progetto che ha un grande rilievo politico. Noi dobbiamo seguire con grande attenzione quello che accade nei Balcani, far sentire i Balcani vicino a noi, eh, contribuire alla loro crescita, impedire che diventino una zona dove vanno a rifugiarsi i foreign fighters dell'Isis. Dobbiamo impedire che ci sia un tentativo extraeuropeo di occupare politicamente i Balcani. Quindi dobbiamo rinforzare i legami con questa parte dell'Europa, ci sono paesi che fanno già parte dell'Unione, paesi candidati, e dobbiamo aiutarli e il lavoro che... Sta facendo la Guardia di Finanza sul controllo anche dell'utilizzo dei fondi comunitari. È un lavoro prezioso, ma credo che la Guardia di Finanza possa dare un contributo anche per combattere la corruzione in quei paesi. Non è soltanto un problema che c'è in Europa, ma in quei paesi, purtroppo, che si avvicinano all'Unione Europea esiste questo problema. Quindi bisogna fare in modo che venga debellato e la Guardia di Finanza può, attraverso. La sua esperienza contribuire alla, alla soluzione del problema. Non c'è mai fine al peggio. Questa volta mi riferisco al colpevole ritardo con cui è stata avviata la procedura negoziata per l'acquisto di due turbine da neve e due veicoli sgombra neve corredati di lame e spargisale per la viabilità annunciati con la solita enfasi e um, spocchiosità già dal mese di settembre. Invece il bando per un valore di euro, 1.132.000, è stato pubblicato solo il 29 novembre con scadenza 12 dicembre. 2017. Questa è la denuncia sollevata dal consigliere regionale di Forza Italia Mauro Febbo, che sottolinea: La cosa più assurda, come si vince dal bando, sono i tempi ristrettissimi con cui la ditta vincitrice deve consegnare i mezzi allestiti, ossia entro sette giorni dalla giudicazione. È del tutto evidente che siamo di fronte ad un paradosso. Delle due cose l'una, o la regione già conosce la ditta fornitrice o siamo di fronte ad un'imbarazzante e inammissibile impreparazione. In Basta fare un'indagine di mercato per scoprire che mezzi richiesti vengono assemblati di volta in volta in base alle richieste. Infatti 12-13 giorni sono troppo poche affinché una ditta interessata possa riuscire a preparare con doviziosa cura di elaborati inerenti la fornitura capitolato tecnico e la documentazione oggetto di appalto, a meno che non abbia già i mezzi pronti in magazzino a disposizione e qui eh, sorgerebbero molti dubbi. La Ceniglia di Avezzano ha organizzato per martedì 5 dicembre, con inizio ore 18, ad Avezzano presso la residenza San Bartolomeo, l'ex Hotel De Marsi. Un'importante tavola rotonda sul tema, comune che vai, fisco che trovi. Eh, ne discuteranno eh, Claudio Carpentieri, responsabile nazionale CNA delle politiche fiscali, il sindaco di Avezzano, Gabriele De Angelis, Sergio Boccadruti, che è il membro della commissione bilancio, tesoro e programmazione della Camera dei Diputati, Valerio Dell'Olio, presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti, e moderatore sarà il giornalista Antonio Monaco. La Commissione all'Aquila anche quest'anno contribuisce alla promozione. Del Natale Aquilano 2017, infatti, come da consolidata tradizione, torna la caratteristica mostra mercato con le tipiche casette in legno in piazza Duomo. Riscontrato il forte interesse e la grande affluenza di pubblico per tutta la durata del periodo natalizio, i cittadini aquilani e turisti avranno una nuova occasione per acquistare tipicità dell'artigianato locale. Artigiani del settore artistico e agroalimentare, per circa un mese esporranno e venderanno le proprie. Produzioni nel centro storico della città, fornendo un'importante opportunità economica ma anche eh, di svago nel periodo dall'8 dicembre al 6 gennaio. L'evento rappresenta ormai da molti anni un appuntamento consolidato nelle precedenti edizioni, anche eh, ante Sisma, si è riscontrato un'ampia partecipazione di pubblico, generando di conseguenza un importante ritorno economico per gli operatori coinvolti. Questa iniziativa, spiega il direttore Agostino Del Rey, contribuisce a favorire l'importante processo di ricostruzione non solo materiale, ma soprattutto economico e sociale della città, incoraggiando una rivitalizzazione del centro storico cittadino e promuovendo un diverso utilizzo dei tanti spazi pubblici di cui la nostra città dispone. CNA L'Aquila, come principale obiettivo, è quello di incoraggiare e sostenere attraverso lo studio e la riscoperta delle nostre realtà la valorizzazione dei nostri territori in cui si riconoscono la presenza di valori socioculturali, architettonici e ambientali con il coinvolgimento delle istituzioni e dell'opinione pubblica. L'evento si svolgerà sotto il patrocinio del comune dell'Aquila in un'ottica di collaborazione tra soggetti interessati allo sviluppo del nostro territorio. Martedì 5 dicembre all'Aquila presso Palazzo Fibbioni, eh, dalle ore 11 alle ore 12.30 si terrà la cerimonia ufficiale di premiazione del concorso di idee quartiere 2.0 lanciato da SIDIAF, società immobiliare proprietaria all'Aquila, dello storico quartiere Banca d'Italia in collaborazione con l'Università dell'Aquila. E con il patrocinio del Comune dell'Aquila e della Banca Italia, rivolto eh, a tutti gli studenti universitari per il recupero e il rilancio eh, del centro eh, storico, quartiere, mh, quartiere duramente colpito, come sappiamo, dal sisma del 2009. All'incontro, dopo i saluti del sindaco Pierluigi Biondi, interverranno il presidente di Siediaf, Mario Bredia la rettrice dell'Università degli Studi dell'Aquila, Paola Inverardi, il direttore generale di Siediaf, Carola Giuseppe. Petti e il capo dipartimenti immobili e appalti della Banca d'Italia, Luigi Donato. E ora passiamo alla pagina sportiva con il calcio Serie D. Prosegue eh, inarrestabile la marcia dell'Avezzano. Ieri sul campo del Samarino ha conquistato l'undicesimo risultato utile consecutivo battendo i padroni di casa per 3 a 0. Ma vediamo come è maturato il successo nel nostro servizio. Quando si sbagliano le scelte a luglio si prova a rimediare in corso d'opera, fu storica l'epurazione stagione 2014-2015 quando a gennaio la rivoluzione portò a San Marino ben 13 nuovi giocatori che non ne bastarono però per centrare la salvezza e fu retrocessione in D. Il presidente Luca Mancini è più in partita rispetto alla sua squadra e sembrerebbe pronto a sparare tre grossi colpi di mercato, uno per reparto. Vedremo, intanto dalle lontane Maldive il presidente apprende dell'ennesimo stop sul più bello della sua squadra ridimensionata dall'ottimo Avezzano. La formazione di Federico Giampaolo, fratello del tecnico della Sampdoria Marco, domina in lungo ed in largo e sbanca lo stadium. Il segnale che sarà una prima domenica di dicembre, poco natalizia per il San Marino, si ha poco dopo la mezz'ora quando Deramo spara contro la traversa. Da lì a poco il brasiliano Dos Santos di testa e sfera a pochi centimetri dal palo. Il portiere dell'Avezzano Lombardi, classe 98, non si sporca mai i guanti e nemmeno falle. Che non ha responsabilità sui tre gol, ma non si può dire la stessa cosa per i suoi compagni di squadra. Manca totalmente la pressione su De Ramo. Che a pochi minuti dall'intervallo piazza il primo pugno. La romanzina di Orecchia nello spogliatoio, evidentemente lede. La serenità di Moretti, il ragazzino del 99, commette l'ingenuità e non volendo consegna a Pellecchia. Il comodo 0-2, non c'è forza di reazione in un San Marino sterile e oggi a tratti debole al cospetto di un Avezzano apparso troppo grande. Dos Santos chiude al 55esimo, una partita a senso unico con il risultato acquisito un paio di proteste di Gadde e Fantini sul quale l'arbitro sorvola e in ogni caso non avrebbero cambiato la sostanza come il quasi quarto gol di Cerone al San Marino Stadium. Avezzano batte San Marino 3-0, Orecchia spera martedì di allenare i rinforzi in vista del Matelica. Noi siamo partiti bene, direi che i primi 15-20 minuti mi ha fatto bene, e poi non siamo riusciti a capitalizzare quello che, che, che abbiamo costruito, siamo arrivati diverse volte dentro l'area e poi abbiamo preso quel gol a fine del primo tempo che che un po' comunque ci ha destabilizzato. Poi alla ripresa abbiamo preso un 1-2 micidiale che... e poi la partita si è spenta. Comunque ha detto bene lei che l'Avezzano è stata, secondo me, a questo punto del campionato la migliore squadra che abbiamo incontrato, a livello sia individuale che, che collettivo. Sembrerebbero in arrivo tre giocatori. Ma adesso quello deve, come, come sempre, deve essere la società che che deve intervenire, se lo ritiene opportuno, ampliare la rosa, la rosa della squadra. Quindi questo era già un po' un discorso che avevamo fatto, anche perché abbiamo perso Bisoli e non abbiamo diciamo, potuto rimpiazzare, quindi si, si vedrà cosa riusciremo, cosa riusciremo a fare in questo, in questo mercato. È bello vedere una squadra che domina come fa l'Avezzano Calcio da, da due mesi e mezzo a questa parte. Quindi... Squadra ormai consapevole, io gliel'avevo detto all'inizio del campionato che dovevamo fare almeno almeno i playoff. E oggi guardavo i risultati solo della prima e della seconda, quindi eh, oggi e da un po' guardo il Matelica e il Pesaro. E quindi speriamo poi eh, di riagguantare anche la Vastese. Sì, questo significa che domenica lei ti farà San Marino? Beh, sì, chiaramente sì, perché noi guardiamo sempre poi. Eh, cosa eh, fanno il Matelica e il Pesaro, quindi automaticamente è così. Eh, oggi ho visto una partita a senso unico. Mister Lei ha un cognome importante, vedendo giocare la sua squadra si ispira anche al gioco di Giampaolo della Sampdoria. No, lui fa un 4-3-1-2, però i concetti cerco di rapirli tramite mio fratello perché giustamente Avendo un fratello che gioca in Serie A sarei un folle se non attingessi a qualche consiglio. <ride> di conseguenza no, sono contento perché è una squadra che ha qualità, la nostra, eh, però è abbinata molto allo spirito di sacrificio. Secondo me eh, queste due componenti ti fanno vincere le partite. È un San Marino che l'ha delusa? Ma, eh... Delusa. La temevo perché è una squadra, ripeto, con giocatori di, di grande esperienza. Se, se vado a confrontare le liste nostre con quelle del San Marino, effettivamente noi siamo una squadra molto giovane. Abbiamo 50-60 anni meno di differenza e questo è motivo di orgoglio e soddisfazione perché abbiamo dei giovani veramente interessanti e di prospettiva. Il servizio di sport? Eh, termina questa edizione del giornale che vi ricordiamo la potrete rivedere sul nostro sito internet che è antenna2tv.it o sulla nostra pagina Facebook Antenna 2 Vezzano dove è possibile rivedere anche i vecchi servizi che Antena 2 ha realizzato nel corso degli ultimi anni. Dunque, grazie per averci seguito. Vi lasciamo ora le previsioni del tempo. Arrivederci alla prossima edizione. Salve e ben ritrovati all'aggiornamento meteo di Antenna 2. Come possiamo notare dalla nostra immagine grafica questa zona di bassa pressione si sta spostando verso sud-est e quindi si dirige verso i Balcani richiamando correnti d'aria fredda e questa volta più secca ma comunque recanti una massa d'aria molto fredda di origine artica verso i settori adriatici e il resto del nostro stivale. Gran parte dell'aria fredda invece si trova sull'Europa centro-orientale e sull'Europa occidentale si tratta di masse d'aria di origine Artico Marittima, come potete osservare, nella previsione meteo per martedì numerosi sono i simboli di miglioramento delle condizioni meteorologiche. Nonostante lunedì ci sia stata qualche fase di instabilità, specie sul nostro Appennino, con nevicate fino a quote molto basse, venti tesi e freddi settentrionali di tramontana e di grecale, provenienti principalmente da nord est nord est venti freddi che spazzeranno via le nubi e quindi una situazione che tenderà a migliorare soprattutto in serata e nella notte quando ci saranno significative gelate dalle caratteristiche invernali i mari con moto ondoso in aumento per via della ventilazione proveniente soprattutto da nord est le temperature massime come potete notare saranno in forte diminuzione, la diminuzione sarà significativa sia lungo la costa che andando verso l'entroterra. Le temperature minime subiranno una brusca diminuzione. Si tratterà di un calo termico dalle caratteristiche tipiche del periodo invernali, valori anche al di sotto dello zero, di molti gradi sulle nostre zone interne compresi tra i meno 3 e i meno 2 gradi sotto lo zero, sia sulla Marsica centro-occidentale che sul resto dell'Aquilano, ma anche nelle vallate appenniniche dove nei prossimi giorni le temperature minime scenderanno anche di molti gradi al di sotto dello zero per via delle inversioni termiche. Grazie per la cortese attenzione e arrivederci.